we're playing a new game. We're playing Martha is Dead, an indie game set in Italy. There you go. There's the description. Okay. It is a psychological thriller. It's a little bit of a spooky one. It's an indie game. It's published by Wired. I remember seeing it a few times at EGX, which is a British game show. Censored version. No, I want to see mutilation and self-harm, please. And if YouTube don't like it, I'm going to put blur on it. But I can still enjoy it in the way it was meant to be. Yes, psychological thriller. With some horror elements. With some juicy graphics. We're going to play it in Italian with subtitles, sorry. But I like authenticity, as you probably noticed. Ciao, sono Giulia. Oh, Giulia, you're quiet. Julia K. Sono contenta che tu sia qui. Nessuno veniva più a trovarmi da anni ormai. Devo raccontarti la mia storia, lo so, ma non so da dove cominciare. Ci sono così tante cose che dovrei iniziare dalla mia infanzia, ma di quel periodo ricordo così poco. Solo quell'estate, era il 29 quando fui mandata a stare dalla tata. The legend. Tata, mi racconti la storia della Dama Bianca? No, passerotto, non questa sera. Sta salendo la nebbia, vedi? Sì, lo so che la Dama uccide le giovani donne quando c'è la nebbia. Ma perché è così cattiva? Vedi, Giulia, la sofferenza e la paura ci spingono a fare cose cattive. Anche se non siamo veramente cattivi. Come i soldati che uccidono gli altri soldati. Mi piace la Dama, ho deciso, tata. Poverina, soffre così tanto. Però continua a farmi un po' paura, sai? Io sarò presto una giovane donna. E lei potrebbe uccidermi. Uccide anche chi le vuole bene. Certo che no. Allora io mi sento più tranquilla. Io le voglio bene. E mia sorella Marta, perché she kills people. È in pericolo. Marta è con la mamma. Puoi stare tranquilla. Ti mancano? No, cioè, sì. Mi manca un pochino Marta. Ma con te sto così bene. Ora dormi, passerotto. Si è fatto tardi. Sì, tata. Dormo. Sognerò la dama. Era molto bella. Era molto bella, sì. Yeah, she's a molto bella. Allora io la sognerò bellissima. E io sarò bella. Bella come lei. Tu sarai ancora più bella di lei. Senti, tata, visto che la dama non mi farà del male perché le voglio bene, e visto che tu non sei una giovane donna, mi potresti raccontare la sua storia, anche se c'è la nebbia? Poi dormo, promesso. E va bene. L'hai sempre vinta tu, piccola peste. And some butterflies. Made of clothes pegs. Amavo la tata. E amavo quella storia. Ogni volta che la sentivo era come nuova. E mi stregava sempre di più. Tutte le sere le chiedevo di raccontarmela. It's not a nice anche story. Anche se mi faceva paura. If it's about a ancora white woman that kills people. Ricordare ogni singolo giorno di quel periodo. Com'ero felice. I thought you said it was vague. Okay. Laghi un'antica Bruce. Leggenda racconta che i laghi della zona sono abitati dallo spirito di una giovane donna morta per mano dell'uomo che amava. Killed by the man he... What? Why? Why would you like us to... Aspettava l'incontro galante fissando il vecchio albero sulla piccola isola del lago. She looks a bit like a cat. The long neck. Il desiderio, le speranze. Ma ad aspettarla c'era la morte, non l'amore. She's in the water. L'uomo, disperato, confessò di averla uccisa per gelosia. Jealousy of what? The story has no beginning, middle and end. It just goes straight into the killing. Dello stesso lago in cui l'aveva annegata. Nonostante le lunghe ricerche, però, il corpo della ragazza non fu mai trovato. The
Da allora il suo spirito, conosciuto come la Dama Bianca, vive prigioniero nelle acque dei laghi, disperandosi per la perdita dell'uomo che amava e che ancora ama. Quando si alza la nebbia, la dama può lasciare le acque dei laghi ed aggirarsi nei boschi, nella vana ricerca del suo amore. I cacciatori raccontano di sentire i lamenti di una donna durante le albe nebbiose. La dama esige la vita di una giovane donna. Ogni qualvolta gli eventi risveglino in lei la memoria della triste notte in cui morì. Attraverso questa giovane vita che svanisce, per alcuni istanti la dama si libera del fardello del suo dolore. There's the tree. Why would anybody have that as a story? I mean, cautionary tale of what? Don't trust anyone? It's my favorite story. Passai dalla tata quasi 3 anni. Poi tornai a casa e dimenticai rapidamente come si faceva ad essere felici. Fu dopo 15 anni, nel 44, che tornai a stare in quella casa. Stavo sistemando alcune macchine fotografiche nel bosco, vicino al lago. Un congegno che aveva costruito mio padre le faceva scattare dopo qualche minuto. Cercavo di fotografare gli animali o qualsiasi altra cosa ci fosse in quel maledetto posto. Ok. A box camera. What do we do with it? Arrotolare il rullino. Reel off the film. Teach me the controls. Aprire la macchina. Are we taking the togliere film? Il rullino vecchio. Oh, we are. Red film this time. Mettere il rullino nuovo. Go on. Chiudere la macchina. Caricare. Macchina is... I thought macchina was machine, not camera. Attivare il temporizzatore. There it goes. Ci siamo quasi. Devo solo mettere a fuoco l'immagine. How? Oh, cool. C'è qualcosa sulla superficie dell'acqua. Se la inquadro meglio, forse riesco a vedere di cosa si tratta. What the hell is that? Una persona. Devo aiutarla. They look dead. Okay. We're gonna dive in. There they are. We need the boat. Ero inorridita all'idea che qualcuno potesse essere annegato nel mio lago. Era il mio mondo quello. Your lake. Ci passavo intere giornate a fantasticare. Perdevo nei miei pensieri e quel risveglio fu terribile. Oh, she's taking a clobber off. To the right, okay. We're going in the boat, or we're gonna just dive straight in. Oh, we're gonna dive straight in. Screen.
Oh, she's dead. Notai subito che indossava un mio vestito. Ero spaventata. The controller is vibrating like trascinai come potevo quel corpo privo di vita fino a Rio, wearing one of your dresses. Cercando di non annegare a mia volta. Capii di chi si trattava solo quando la sollevai tra le braccia. Era mia sorella gemella, ed era morta. Una cosa impossibile. Ero così disperata. The sister was Martha. Martha is dead. Non sapevo più né cosa facevo né cosa pensavo. Devo stare calma. Martha non è morta. Well, that's the name of the game. Non è possibile. Non è vero. Non c'è motivo di preoccuparsi. Devo stare calma. Martha, 26 febbraio 1923. Wipe it down. Tutto bene? Ti sei fatta male? Cosa stai combinando? Vai, Erich, corri! I miei corsero verso di me. Mia madre mi abbracciò. Lei che mi detestava, mi stava accarezzando. Il suo calore mi riempì di vita e il dolore divenne sopportabile. Mi sentivo protetta. Martha, stai bene? Mi chiese parlando lentamente per permettermi di leggere le labbra. Pensava che fossi Martha. Non volevo far svanire tutto. Così feci timidamente cenno di sì con la testa. Non mi resi conto di aver imboccato una via senza ritorno. Avrei dovuto far finta di essere Martha. Per sempre. Yeah. Why? Plot device. Signore, vita di chi muore, sia il tuo sacrificio d'amore offerto per l'anima di Martha. Nelle tue mani affido anche il mio umile spirito, perché io possa ritrovarla nella luce perpetua e non desolatissima gemere nel purgatorio. Eterno riposo donale, Signore, e splenda la luce eterna. Eric, ti ricordi di accendere le candele in sala? La gente sta per arrivare. Oh, that's the dad. Mamma ha sempre qualcosa da fare per tutti. Is that a lighter? It's like a grenade. L'obo e del babbo. Stavamo preparando un duetto molto bello insieme. Le rare volte che era a casa. I think it is a lighter. Oh, someone's a Nazi. What's that square? La scatola di un telegrafo. Io lo so usare. Il babbo mi ha insegnato. Oh, nice. Non c'è motivo di telefonare ora. Why not? Telefonarios are good. I bastoni del babbo sono bellissimi, ma non so dire perché. Mi hanno sempre fatto paura. Spoon. Oh yeah, that's how you win. Io e Martha. Martha.
L'unico modo per riconoscerci era vestirci in modo diverso. You took the same pose and everything. Riuscita a riconoscerci. Whose butt's that? Questo pittore era amico del nonno. Mi sono sempre piaciuti i suoi quadri. Da bambina li guardavo per ore. Libri, libri, libri. E nella villa ne sono rimasti almeno 10 volte tanti. Damn. Good thing you didn't pretend to be blind. Quando hai fatto, potresti venire a prendere i fiori, per favore? Oppure manda Marta. Get the flowers. Non ha un attimo di pace. Anche in un momento come questo, non riesce a stare ferma un solo istante. What is the square? Is this square not a thing? Is the square of the game being broken? Where's the flowers? There's big staples in the door. Oh, the mum. Tutto deve essere sempre perfetto per lei. Oh, I know where these go. Here. Oh, pretty. London calling. Nice. Che succede? Chi ha chiuso la porta? The bell froze. Oh, she's shouting at him. Di cosa parlano? Ma non puoi stare sempre qui. Vai a letto, no? No, no. Voglio rimanere con mia figlia. Tua figlia. Tua figlia. Ne hai un'altra di figlia, sai? Quella viva, ti ricordi? Ma cosa dici, Irene? Giulia è morta! Che discorso è questo? Come puoi? Appunto, dovresti pensare a Marta. A lei Giulia ha fatto un bel regalo, lo sai, vero? Really? Come se non bastasse, ora l'ha anche lasciata sola. La solita storia che tutto è colpa di Giulia, vero? Marta è sorda! Tu che non puoi avere figli! Ma ti sembra il momento? Giulia è morta, oh. Irene! Morta! Qualcuno l'ha uccisa! Te ne rendi conto? Certo che me ne rendo conto! Lo capisco, cosa credi? Se non lo capisco io, sempre problemi, solo problemi. Sarebbe stato meglio se non fosse nata per niente! Tu sei pazzo! Io sono pazzo? Io? Not a very nice thing to say next to the person that's literally dead. E così, sono io la causa della tua morte. Ho saputo farti solo del male, Giulia. Povera, dolce, strampalata Giulia. Come farò senza di te? Come sarà la vita ora? Tutto il tempo che non ho saputo spendere con te. Ora sono a casa. Possiamo andare a pescare insieme. Possiamo fotografare le farfalle. No. Non possiamo fare più niente insieme, vero? No. Più niente. Aww. He actually seemed to like her. The mum definitely Mentre i bombardamenti anglo-americani continuano a devastare le pacifiche città della Valdelsa, è con grande dolore che apprendiamo quanto accaduto nei pressi della Romola. La giovane figlia del generale dell'esercito tedesco, Eric K, è stata assassinata nei pressi della sua abitazione. Oh. Che ragioni possono esserci dietro un atto così vile? È quello che sperano di scoprire i carabinieri che sono subito intervenuti. Well, the mum seems well, la mamma non sembrava soffrire molto. If she thought it was Giulia, forse le dispiaceva che la mia morte fosse così dolorosa per Marta. Ma non avermi più intorno per lei doveva essere un gran sollievo. In fondo era meglio per tutti che a morire fossi stata io. E sarebbe stato meglio anche per me che gli altri lo pensassero. Ma il senso di colpa iniziò a divorarmi. Fu allora che cominciai a fare quei sogni orribili. Oh, nightmares, here we go.
Run in. Solo un sogno, un orribile sogno. It's horrible, for sure. Il volto di mia sorella. Vorrei che tutto fosse un sogno e vedere mia sorella che dorme nel suo letto. Invece il letto è vuoto. E questa That's è nice. La realtà. Queste siamo io e Marta alla festa del patrono. Erano solo pochi mesi fa. There's a really fucking awful picture behind it. Marta aveva chiesto una mia foto da mettere in questa cornice. Voleva una di quelle mie espressioni che tanto la divertivano, con quella sfumatura che lei non riusciva ad imitare. Diceva che quella era la mia essenza. Una foto può catturare l'anima. Posso catturare l'anima di Marta. That's what they say. That's why they were scared of it. The rum. These are awful pictures of having a child's rum. Tutto sembra essere spaventoso ultimamente. Eppure qui è tutto così bello e luminoso. What is going on there? I vestiti di Marta. Per me sarà come averla accanto. E la mamma sarà felice di vederli. Potrei anche usare i miei vestiti. Let's be a spotty. It's nice.
La cassetta di Marta. Chissà dove è la chiave. Non so, glued to the desk. Forse è finita in fondo al lago. What's that? Is that the Se parents? Mamma vede questa fotografia, me la butta via. Poco ma sicuro. Siamo io e il lapo. Voglio vederlo il prima possibile e piangere la morte di Marte assieme a lui. Who the hell is Lapo? Tengo sempre la mia cassetta chiusa a chiave. Per oggi sono già vestita. You will get more dressed. Kids these days. Il mio vestito. Quello che Marta indossava quando... Why they left it in your room? Fucking hell. Nella mia borsa c'è sempre tutto quello che mi serve. Ah. La chiave della mia cassettina. What are the hooks for? Il mio diario. Huh. 12 luglio 1944. Oh, rabbits. Questo è un nuovo diario. Ci siamo trasferiti qui oggi e quello vecchio l'ho scordato a casa mia. Ma va bene così. Un nuovo capitolo nella mia vita. Un nuovo diario. Ci hanno fatto venire qui per sicurezza, dicono. Il babbo, la guerra e tutto il resto. La tata ci ha lasciato la sua casa ed è andata a custodire la nostra villa. È strano essere qui dopo tanti anni. Ricordo la tata che mi raccontava la favola della Dama del Lago. È uno dei pochi ricordi di quando ero piccola. La tata non c'è, peccato. Però Marta è qui con me. E poi potrà vedermi molto più spesso con Lapo. Stupendo. Lui è sempre qui intorno. La mamma fortunatamente è troppo preoccupata a sistemare la casa per pensare a me, almeno per ora. 16 luglio 1944. C'è qualcosa di strano nel bosco. Ogni volta che sono al lago ho una strana sensazione. Forse è la leggenda della Dama Bianca che mi influenza. Mi vengono delle strane idee. Penso che ci siano delle presenze. Poi penso che sono completamente scema. Comunque sia, scemo o no, voglio fare delle fotografie. Non sono spaventata, anzi, direi che sono eccitata. Mi sono messa d'accordo con Marta. Domani mi accompagnerà al lago a mettere due nuove macchine fotografiche con il temporizzatore e vediamo cosa riusciremo a fotografare. Non prima di un bel bagno, ovviamente. A dire il vero, Marta non ama molto la fotografia e ultimamente neppure fare il bagno, ma si diverte a stare con me, a farmi i dispetti. Poi, quando si stanca, si mette a leggere i suoi libri e io faccio le mie cose. Stiamo insieme. They're cute together. Stiamo bene. Oh, you're not together anymore. Chiamo Marta per la colazione. D'accordo, ma non credo sia il caso di lasciarla dormire tutto il giorno, no? Come dici? Come dici? Va bene, non la sveglio. Accendo solo la sua luce. Almeno quando si sveglia sa che deve scendere per la colazione. Pensano davvero che io sia Marta e che non possa sentirli. Devo stare attenta a non parlare e a non far capire che posso sentire o saranno guai seri. Che bella la neve. Ah, they look like real ones, but pixelated. Queste parti, purtroppo. Can I use the phone? And pretend I can talk. Il babbo ama queste stampe di Firenze. Io le trovo un po' tristi. Here. È chiusa. No, it's locked. Strano, perché hanno chiuso proprio la mia vecchia stanza? So you shared a room. La colazione per Marta è pronta. Possiamo andare? Sì, si sta facendo tardi. Il giornale lo hai lasciato?
Sai quanto ci tiene Martha a leggerlo? Sì, Irene. È lì sul tavolo. Non lo vedi? E quella macchina fotografica? La lasci lì? Sì, puoi lasciarla lì ancora qualche giorno. Ti dispiace? Era per Giulia. Poi la toglierò. Oh. Ora mi fa troppa tristezza vederla lì, è come se... Non so come spiegarti. Va bene, va bene, va bene. Ma adesso andiamo, che ci sono troppe cose da fare per stare qui a parlare. Where are they going? Funeral arrangements? Il babbo ha ragione, comunque. Martha leggeva sempre tutto. Leggerò io il giornale oggi, al suo posto. Staranno fuori tutto il giorno. I preparativi del funerale li impegneranno molto. Oh, yeah, è tutto più complesso con la guerra. Nei prossimi giorni li vedrò poco e niente. Feroce assassinio a San Casciano. Giulia K. Giovane assassination donna now, not just a murder. Famiglia, brutalmente uccisa nei pressi della sua abitazione. I carabinieri indagano. Emerge il possibile movente politico. Martha non è stata uccisa dalla politica o dalla guerra. È stato qualcosa di molto più vicino, di molto meno chiaro. Scoprirò la verità. Saldo baluardo anche nei cieli. 159 aerei abbattuti in 24 ore della difesa germanica del continente. Importante operazione russa a nord-ovest di Jassy. Convoglio nemico disperso nel Mediterraneo. July 20th. Due caccia e sei mercantili affondati. Giulia K. Angosciati, ma sorretti dalla fede, ne danno il triste annuncio la mamma Irene E., il padre Eric e la sorella Martha. I funerali avranno luogo alla Romola, giovedì 20 luglio alle ore 21.30, partendo dall'abitazione dell'estinta. Primi miglioramenti nel tesseramento alimentare. La razione del pane è aumentata di 50 grammi al giorno, un chilo in più al mese di generi da minestra. Riforma del trattamento ai braccianti agricoli e distribuzione straordinaria di marmellata. Marmellata is jam. Yum. Cioccolata, un privilegio per pochi di questi tempi. They must have a bit of money behind them. Take more photos. Per Giulia. Oh. Per fotografare sempre di più il babbo. Oh. We're gonna eat the breakfast. Scattando una foto posso verificare che la macchina sia a posto. Potrei fotografare un passerotto. Ce ne sarà certamente qualcuno qui fuori. Pane, burro, marmellata e caffè. La tipica colazione di Martha. Io preferisco il miele e il latte, ma dovrò adattarmi ai suoi gusti, ovviamente. Qualche uccellino potrebbe essere sul muretto lì davanti. Ci metto sempre le briciole. Mi piaceva guardare la tata che cucinava. E rimediavo sempre un sacco di cose buone. Oggi Bonsi, nel giorno di Sant'Alessio, la battaglia in furia nella città martoriata dai bombardamenti. Firenze, 15 luglio 1944. Generale Eric K. Inviamo, come da accordo pregresso, materiale di comunicazione criptato militare. L'apparecchio deve rimanere nascosto e segreto. Heil Feldmaresciallo, Karl H. He's a Nazi. The dad's a Nazi. And the mum is Italian. Che diavolo! Per un attimo mi sembrava di aver visto... No, no, non è possibile. È solo tutta questa situazione. What's my mission? Try the camera, take a photograph in the garden. What's this? Ora non ne ho bisogno. Right.
in the garden. L'inferno di Dante illustrato da Doré. Yeah, Dante's Inferno. Yes. Quality game. I get to see it again. Thanks. Hey, a bike. La mia bici con la ruota sgonfia, come al solito. Una pompa risolverà il problema. You mean the thing you wouldn't just pick up? We taking a picture of this? Yep, I figured that. Press square. Okay. Nice. Why'd I get a gold one? Skip the tutorial, fuck it. Okay. In focus, two distance. It's not too distant now, I'm literally on top of it. Right. Out of focus. Oh. Bene. Ho scattato la foto. Picture of its ass. Ora subito in cantina per stamparla. Sella. Il babbo è da poco un generale dell'esercito tedesco. Prima faceva le fotografie sul fronte e ora mi regala un sacco di materiale fotografico. Ora che non c'è più Marta, solo questa macchina potrà fissare le mie idee e i miei ricordi. Non posso permettermi di dimenticare. Go ahead, got stuck on the ceiling. What's this? Was there a person just standing there? Lorenzini Merceria. 5 metri stoffa cotone grigio. 6 metri stoffa lino bianco. 4 metri raso verde. Consegnato il 5 di giugno 1944. Why is there red fabric? Per qualsiasi problema ci contatti a questo numero 6987. E questo tessuto rosso? Sarà sempre della mamma o lo ha lasciato qui la tata? Yeah, there's red fabric. She didn't mention red fabric. Skizzes. Say them. Potrebbero servirmi. All right. What's that? Some sort of medicine? Medicinali di mamma. Mummy's medicine. Bene. La macchina da cucire della mamma. Ha imparato a cucire perché nessun sarto la soddisfaceva. Questo tessuto non mi è nuovo. Eppure non credo di averlo mai visto a casa nostra. No, it's not new. Fine. It's not new to you, but you've never seen it in the house. So where have you seen it? Il babbo ha attrezzato qui la camera oscura. Non scatta più per lavoro, ma la fotografia è sempre la sua vera passione. Io e Marta possiamo usarla quando vogliamo. Are we doing the rubbing? Okay. I get it. Just let me do it. Oh, maybe I should have. Listen, card in position. Oh. I never knew how this actually worked. I've been skipped for the sake of simplicity. Oh, thank you. Non male questa fotografia. La macchina funziona perfettamente a quanto pare. Ora posso farmi un autoscatto per la cornice di Martha. Self-time photo for Martha's frame. Okay. Where?
Yeah, well, that was convenient. La macchina è pronta per un autoscatto. What's it on? What face should we pull? Is it going to give us the option? Yeah, I'ma be so cute. She said she likes her to pull funny faces, right? Oh, wonder if we could take several. Ooh, she looks pissed. Alright, immerse it. Weep. Oh yeah, pissed off looking face coming up. Mind you of anyone? Sì. Questa sono io. Nessuno riuscirebbe a distinguermi da Marta. Io invece non avrei il minimo dubbio. E neppure Marta lo avrebbe avuto. È strano come quello che ci identifica più profondamente non sia visibile a nessuno. The soul in the fire tie. Pensavo ossessivamente a Marta e a quello che era successo. Quando improvvisamente un pensiero prese il controllo. I ricordi di quel giorno al lago erano come il ricordo di un sogno che, dopo il risveglio, si fa sempre più indefinito. Che i ricordi fossero un parto della mente? Ero stata io a fare del male a mia sorella. L'avevo sempre invidiata e ora giocavo ad essere lei. C'era una logica soffocante. Yeah. Decisi di andare subito a recuperare i rullini al lago. Avrebbero raccontato una storia diversa, ne ero certa. Ma in fondo continuavo a sperare che confermassero i miei ricordi. Ma certo, la porta è chiusa a chiave. E se le chiavi non sono nella serratura, allora saranno nello studiolo del babbo. Viviamo nel terrore ormai. We live in fear now. I miei non mi permetterebbero mai di andare al lago dopo la morte di Marta. Quindi questo è il momento giusto. Devo sapere. Il dubbio mi sta consumando. The rolls. Take a photo of her. Is she dead? Yeah, you want to take a photo of the dead body? E non posso accendere le luci. È pericoloso. Servirà un flash. Posso cercarlo tra le cose del babbo, sotto la sua camera da letto. Oh! 18 luglio. Tutto è cambiato. Mi sento una persona diversa. Con Marta se n'è andata la parte migliore di me. La gioia, la voglia di vivere, di scherzare. Mi trovo sola con me stessa, confusa, senza alcun desiderio, senza alcuna aspettativa. Ero al lago, alle macchine fotografiche, e c'era un corpo che galleggiava. Non ricordo cosa stessi facendo prima. L'ennesimo vuoto di memoria. Quel corpo privo di vita era di Marta, mia sorella. Mamma è corsa da me e mi ha abbracciata, pensando che fossi Marta e che io, fossi morta. Ho assecondato la mamma, e ora è tardi. Se venissero a sapere che ho preso in giro tutti... Non voglio neppure pensarci. Mi sento terribilmente in colpa. Faccio finta di essere Marta e di essere sorda. Ho scattato la foto per la cornice di Marta. Lo so, è tardi ormai. Ho sentito un incredibile dolore quando ho messo la foto nella cornice.
Le ho detto addio per sempre in quel momento. Ho realizzato che non c'è più e che non si può tornare indietro. Ma una cosa devo farla per lei. Devo scoprire cosa le è successo. Non possono averla uccisa i partigiani. È semplicemente ridicolo. Lapo è un mio amico. Fa parte di loro. Ci amava così tanto. Li conosciamo tutti. È semplicemente impossibile. You know all of the parts of us. All right, so I think that will do for this episode. In the next episode, we'll take a picture of the dead body. Thanks so much for tuning in. Bye.